Ciao a tutti pagliacci e pagliacce, qui è Megozzo e benvenuti a Bomba in questo nuovo video su GTA 5 con il nostro Ronaldo Junior nella vita reale da bambino. Ragazzi, voglio spendere giusto due parole un attimo al volo per chiedervi scusa se ultimamente non sono molto attivo, non sto pubblicando video tutti i giorni perché ho avuto dei problemi, ho avuto una gastroenterite, quindi sono stato male di stomaco, quindi ci sono stati dei problemi. Vi lascio immaginare che non potevo nemmeno alzarmi dal bagno e sedermi qui sulla sedia, questa benedetta sedia, per registrare, che iniziano i problemi. I problemi forse penso che siano passati perché ho avuto anche altre cose personali da fare, quindi sono stato un po' occupato, tra parentesi. Comunque vi ho anche detto, avevo anche detto su Instagram che sto scrivendo altri video, quindi tranquilli. Bene, allora nel video di oggi non so Ronaldo Junior quanto intenda andare avanti con questa situazione. In realtà lascio i commenti a voi, quindi mi piacerebbe sapere nei commenti, secondo voi se Ronaldo Junior lo ha capito che Jasmine lo sta usando, tra parentesi non lo so, perché Jasmine secondo me può vedere Ronaldo Junior solamente come suo figlio acquisito ormai, dopo che è stato con Ronaldo per quasi tutta la serie. Prima di passare al video, ragazzi, voglio salutare Giuse306 su Instagram e anche Cristiano Silvestrini, che mi chiedono di salutarli perché sono il loro idolo entrambi. Quindi, ragazzi, non posso fare altro che dirvi di sì. Ciao Giuse, bella per te. E ciao Cristiano, non Ronaldo però, tanti saluti. Mentre, ragazzi, se anche voi volete essere salutati, rimanere aggiornati sui prossimi spoiler dei video e tutto il resto, mi raccomando, venitemi a seguire su Instagram, che lo trovate qui in descrizione. Così, se ci passate 2 minuti, ragazzi, avrete la possibilità anche di parlare con me in direct. Per cui vi aspetto. Ora, ragazzi, forse amorevolmente parlando, questo video non inizia nel migliore dei modi, perché ricordate tutti che Ronaldo Junior è fidanzato, cioè era fidanzato con lei, no? Che è la bambina che aveva tanto conosciuto e con cui tanto si voleva fidanzare. Poi, ragazzi, purtroppo, da quando, diciamo, è spuntata Jasmine, diciamo che da quando Jasmine è ritornata, voi sapete che Jasmine, ragazzi, ha un piano ben preciso. Cioè, mi sembra strano che torni da Ronaldo Junior e gli chiedi di fidanzarsi insieme con ben 20 anni di differenza. Cioè, ragazzi, stiamo scherzando. Stiamo proprio scherzando. Per cui mi piacerebbe sapere anche la vostra nei commenti, perché secondo me questa è una farsa, ragazzi, a tutti gli effetti. Quindi fatemi sapere. E se non avete ancora messo un bel like al video, mi raccomando, piazzate un bel mi piace e iscrivetevi al canale se ancora non lo avete fatto. Bene, stiamo andando ad accompagnarla a casa sua, proprio perché sì, sapete che ci siamo fidanzati con Jasmine, ma non so, ditemi voi se è giusto che sia così. E se abbiamo, proprio su vostro consiglio, perché me l'aveva chiesto uno di voi, sono le 14:25, sì, ciao, facciamo. Su vostro consiglio, uno di voi, ragazzi, nei commenti, per farvi vedere che ascolto i vostri commenti, mi aveva scritto: Omega compra una nuova casa, cioè compra una casa a Jasmine e Ronaldo Junior dove possano vivere insieme. E infatti, ragazzi, così abbiamo fatto. Oggi andremo a comprare una casa per il nostro Ronaldo Junior e Jasmine. Infatti ora lasceremo la nostra ex ragazza, poverina, ragazzi, le abbiamo spezzato il cuore. Tipo le diceva: ma Ronaldo Junior, io e te siamo fidanzati, tu mi volevi da tanto tempo, poi è arrivata Jasmine. No, cioè, ragazzi, è stato veramente il top. Vabbè, comunque dove la possiamo lasciare qui? Dov'è che la possiamo lasciare? Vabbè, lei abita da queste parti, raga, abita in quel palazzo. Quindi aspettate, superiamo sto camion che va lentissimo e la lasciamo qui, tanto è uguale, indifferente. Ops. Ma guarda questo, cioè ci si temono mai per un parcheggio così. Va bene. Quindi, ragazzi, momento cruciale, perché lei è stata la ragazza di Ronaldo Junior per tanto tempo e adesso la stiamo per mandare a fanculo. Poverina, non mi dispiace. Cioè, ti chiedo scusa da parte di Ronaldo Junior, perché lasciare stare Ronaldo Junior è proprio un infame, quindi proprio scemo, lasciatelo perdere, ragazzi, secondo me è stupido. Va bene, ciao zia, te ne devi annare, vieni Jasmine, no, poverina, perché dobbiamo trattare così, raga? Bene, liberateci della nostra ex ragazza, poverina, mi dispiace un po', però Ronaldo Junior, ragazzi, secondo me ha perso davvero la testa. E dovremo andare a prendere Jasmine, perché dobbiamo andare a parlare insieme per comprare una villa, che tra l'altro, ragazzi, ovviamente papà non sa niente. Ho detto a papà che avrei, cioè l'ultimo video, ragazzi, era finito che Ronaldo Junior aveva discusso con sua madre e suo padre perché era si è fidanzato con Jasmine e mamma Samantha e papà Ronaldo non volevano. Quindi, ragazzi, mamma e papà non sanno niente. Quindi la cosa che voglio dire è che
molto probabilmente noi abitiamo qui, lo sapete già, no? Mentre la casa che abbiamo comprato, che vogliamo comprare con Jasmine, si trova da queste parti. Quindi da un lato è un rischio, da un lato è buono perché non devo arrivare dall'altra parte del mondo per arrivare a vivere con Jasmine. E quindi è buona come cosa. Tanto che se papà lo scopre, perché comunque è vicino, rischiamo la pelle questa volta, nel vero senso della parola. E questa volta anche la mamma è favorevole, quindi bisogna stare un po' attenti. Allora sì, dobbiamo andare a prendere Jasmine dall'Eclipse Tower. Si è fatta, dice che si fa trovare lì. Andiamo a prendere dall'Eclipse Tower. E poi vorrei sapere che cazzo sta a fare Eclipse Tower. Che comunque, vabbè, Eclipse Tower è qui, siamo arrivati. Ovviamente, ragazzi, siccome ho sempre detto che la serie la portate avanti voi, commentate sotto con quello che vorreste vedere, perché io, come detto, faccio il possibile per portarvi tutto quello che mi chiedete. Vediamo, dov'è Jasmine? L'Eclipse Tower è qua. Ah, ecco, ragazzi, è qui che si sta a fumare la sua sigaretta easy. Jasmine, sono arrivato. Vabbè, ragazzi, forse ho appena iniziato a fumare, vabbè, scendo anch'io, così vi lascio fumare la sigaretta. Gang! Ronaldo Junior, ragazzi, finalmente ha tutto dalla vita. Una Lamborghini, con i soldi di nostro padre, la donna che voleva, non so perché, e una casa tutta sua, con i soldi di suo padre. Grande! E poi in realtà, no? Lui giocando nel Real Madrid, nelle giovanili, ragazzi, si potrebbe veramente permettersi una Lamborghini, magari dopo qualche mese, però non può guidarla, lo sapete già, è illegale. Però Ronaldo Junior, ragazzi, è schere, se trasgressivo, swag, tutto, chi più ne ha più ne metta, va bene. Allora, Jasmine, hai finito di fumare, dai, ti sono venuto a prendere, non fumare quella merda che ti rovina le tette e i polmoni. Comunque Jasmine, butta quella merda, andiamo che abbiamo l'appuntamento con i tizi per comprare la casa. E poi no, la fortuna vuole che la casa già è pronta, cioè è una casa che era di altre persone prima, che adesso la compriamo noi. Quindi ragazzi, il bello è che è già pronta, possiamo anche andarci a vivere da domani. Sì ragazzi, perché noi abbiamo iniziato il video che eravamo in macchina con la nostra ex ragazza. Però io non vi ho fatto vedere che Ronaldo Junior, ovviamente, se deve comprare la casa servono i soldi, no? Guardate un po'. Ha rubato la valigia a Ronaldo, ragazzi. Le ricordate? Questa è la valigia classica che usa Ronaldo, il nostro Cristiano, quando deve pagare le auto, quando ce ne mette i soldi dentro. Non so quanti milioni stiano lì dentro. Ronaldo Junior, tu stai rischiando veramente il culo per Jasmine, che tra l'altro penso che ti stia usando per riarrivare a Ronaldo. Non lo so, io penso così, raga, non ne sono sicuro. Io gioco la serie, no, non decido io. Va bene, comunque Jasmine, sei pronta? Andiamo. Guarda che bella valigia, raga, chissà quanti milioni stanno là dentro, mamma mia. Quindi per chi ancora guarda il video di Ronaldo Junior, ragazzi, mi fa piacere, vi sarete sicuramente chiedendo dove andremo a vivere. E si trova in quel punto di mappa. Però ovviamente ci andiamo insieme a Jasmine, perché ovviamente la casa la compreremo insieme. Quindi dovrebbe essere tra le montagne, quindi cioè spero sia una villetta tipo nascosta, tipo questa qui, no? Che non è una villazza assurda, no? Dove si riconosce che abita qualcuno che ha tanti soldi. Perché poi magari, perché poi ragazzi potrebbero partire pettegolezzi, domande, e qualcuno si potrebbe realmente chiedere chi abita in quella casa. Dovremmo essere arrivati, dovrebbe essere da queste parti, dovrebbe essere visibile. Forse dopo la galleria sicuramente potremmo vedere questa casa gigantesca, forse, non lo so, non ne ho idea. Più grande di così, direi, si può morire. Allora, da dove si entra? Ecco, immagino sia di qui, perché cioè, mi disse che c'era proprio una stradina sterrata con... Cioè, mi piace, perché comunque è in mezzo al verde, in mezzo all'erba, scusate. E va bene, allora, vediamo... Ci sarà un posto per le auto, no? Oddio, un orso! What the fuck? Devo vivere in mezzo agli orsi? Oh mio Dio! Ah, ecco ragazzi, ci sta la tipa. Ok, allora parcheggiamo l'auto prima di tutto, così poi possiamo andare dalla signora e parlare insieme. Ok ragazzi, questa dovrebbe essere la nostra referente. Buonasera, cioè buongiorno. Volevo dirle, scusi, sì, sono io il venditore. Sono io il compratore, non il venditore, sì, sono io. E ragazzi, la signora sta dicendo ma come? Pensavo fosse una persona tutta. No, guardi signora, sono io, non è uno scherzo. Sono venuto veramente a comprare la casa. Giustamente ragazzi, una signora di 80 anni quasi. No, 80 anni no, però 60 anni ce le verrà, ma non lo so, raga, quanti anni ha. Jasmine, diglielo pure tu che siamo noi compratori. Guardi, sono qui con la mia ragazza. Ragazzi, secondo voi una signora, no, seria, che sembra, no, una persona seria, vede un bambino che vuole comprare casa con una sua ragazza che ha 20 anni in più di lei? Quanta credibilità ha, secondo voi? Secondo me meno di zero. Ma guardi signora, ho anche la valigia coi soldi, ora gliela appoggio qui, così se la può vedere, e io e la mia ragazza ci vediamo la casa. Signora, me sta a far girare le palle, signora, me deve ascoltare. Ronaldo Junior, non alzare le mani, è una signora vecchia. Scusi signora, mi sono lasciato andare. Ha capito chi sono, anzi non posso dirglielo, però guardi, i soldi ce li ho, stia tranquilla. Rubati però ce li ho da mio padre. Va bene, Jasmine, vuoi venire a vedere casa insieme a me? Dai, andiamo, forza. Allora ragazzi, la vediamo insieme. Questa dovrebbe essere casa dove dovrebbero abitare Jasmine e Ronaldo Junior. Sembra una casa bella in mezzo al verde,
una bella fontana, beh, qui il garage che ho visto prima, e questa dovrebbe essere la porta d'ingresso. Allora, vediamo un po', qui c'è la stanza da letto, no, subito, entrando in casa, a destra c'è la stanza da letto, grande. Qui che c'è? Ci dovrebbe essere un cesso, forse? Sì, infatti, beh, cesso, una camera da letto, bello, tranquillo, riservato, senza finestre, come piace a me, così quando cago si sente la puzza. No, Ronaldo Junior, che schifo. Qui ci sale sopra? Mamma mia, ragazzi, è bellissima sta casa. Ecco dove è Jasmine, allora. Penso che questa sia l'area ristoro o semplicemente il salotto dove c'è un tavolo da biliardo. Jasmine sta, oddio, un orologio più grande non potevano mettere, vabbè. Intanto andiamo a vedere il resto della casa. Qui penso ci sia una cucina, non so dove mangiamo, per terra. Sì, qui c'è la cucina, ragazzi, con il fuoco già acceso, così andiamo a fuoco. Bellissimo qui. Oh, come si esce qui? Oh. Beh, ragazzi, io direi che c'è davvero tutto. Una bella piscina rilassante con idromassaggio, un bel panorama. Sa, io e papà abitiamo sulla stessa strada? Oddio, ragazzi, mi sono reso conto. Lì dove abitiamo? Lì, l'osservatorio Galileo, dove abitiamo noi? What the fuck? Cioè, tipo, vabbè, la strada è sulla stessa strada, però è molto più lontana. Sì che la casa è coperta, ragazzi, dagli alberi, non si vede nulla, non si vede molto. Oh mio Dio, se lo dico a Jasmine, ragazzi, me ne sono accorto solo adesso. Oh mio Dio, non avevo visto il secondo piano. Che c'è al secondo piano? Un'altra camera da letto. Ora, forse qui c'è l'area palestra, non so, per Jasmine, non lo so. Vabbè, qui si affaccia giù alla cucina, al salotto, dove sta Jasmine. Ah, questo, ragazzi, ah, minchia, è una camera da letto a quattro posti. Qui quando proprio vuoi fa baldore, vuoi portare quattro ragazze una botta, vieni su sto letto e baldore. Vabbè, e qui ci sta un'altra camera da letto. Ah, un altro bagno. In questa casa ci sono tre bagni ottimi, quindi la cacca non manca mai. Da notare il complemento di arredo più figo di tutti, un fenicottero rosa piazzato là sopra. Vabbè, piazzate per il nostro Ronaldo e Jasmine, che non so come andrà a finire questa telenovela. Oh, beh, vi piace, commentone, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto. E mi raccomando, condividete il video con i vostri amici, perché ne verranno sicuramente delle belle con questi due pazzi adesso insieme. Non lo so cosa combineranno. Vi ricordo, in descrizione tra 3 maglie ufficiali come questa qui in super edizione limitata e le rimanenze delle maglie di Ronaldo Junior della vita reale da calciatore. Quindi andatele a comprare perché sono veramente belle. E in descrizione qui trovate il mio Instagram, sulle teste salutati, vedere gli spoiler dei prossimi video e rimanere sempre aggiornati. Quindi venitemi a seguire che vi aspetto, sapete che ci conto tanto. Quindi ragazzi, se avete un minuto passateci pure, mi raccomando. Questo video è tutto, qua è Gozzo, ragazzi, e se becchiamo al prossimo video a bomba e schierei con il nostro Ronaldo Junior. Ciao!